Vivo CrossFit Officine è il nostro box, il box di Ernest e di me. È la nostra creatura che dopo 3 anni è diventata grande. È un box dove il cliente, che è anche un amico, è al centro di tutto. Dove ci si allena duramente, dove si migliora il proprio fitness, ma anche un posto dove si finisce per conoscersi, si creano piccoli gruppi. È una comunità, è una vera famiglia dove si organizzano anche eventi, cene, nascono storie d'amore, finiscono storie d'amore. Ernest e io ci troviamo a gestire tutte queste cose, quindi gestiamo il fitness e la vita dei nostri amici. Questo è Ripo CrossFit Officine. Ripo CrossFit Officine è nato il 9 di marzo del 2013, proprio qua dietro. Oggi è diventato un box esattamente come sognavamo Peter ed io, un box di riferimento nel panorama internazionale del CrossFit. Ci si forma qua, ragazzi non solo da Milano ma da tutta Italia vengono a studiare da noi. Abbiamo 7 classi al giorno per curare il fitness delle persone che si allenano qua con noi e abbiamo un programma per atleti consolidato che da anni da risultati in ambito nazionale ed internazionale ed è la nostra casa. Gli spazi li abbiamo disegnati noi perché crescendo abbiamo una palestra pienamente attrezzata e per aiutarci a montare, diciamo, un po' quello che è il nostro gioiello, il nostro rig, sono venuti giù dalla Finlandia, dalla ROG e ci hanno dato una mano a imbullonare fisicamente la cosa. Che ci rappresentano sono un simbolo più che un logo. L'origine del termine simbolo sono due parole greche, significa unione e questa unione è proprio quello che ci rappresenta veramente, la volontà di lavorare incessantemente come i martelli fanno nei cantieri e l'unione tra la mia visione di questo mondo, la visione di Peter, del nostro sport, l'unione che si è creata tra noi e tra le nostre famiglie e di Ambers as Coming. Lo staff qui in officine è formato principalmente dalle nostre famiglie e da un gruppo di ragazzi che abbiamo formato, sono tecnicamente preparati e incarnano tutto quello che un bravo coach
deve essere in grado di fare, di conoscere. Un bravo allenatore deve sapere, quindi essere preparato dal punto di vista tecnico, deve saper fare, perché in prima persona in questo sport devi essere l'esempio di quello che insegni e devi saper far fare, quindi devi essere in grado di trasmettere la tua conoscenza e insegnarla a delle persone che vengono da tutt'altro mondo. I trainer più bravi e più conosciuti sono Martina Barbaro e Stefano Migliorini, che oltre a essere due campioni sono due bravissimi allenatori. Entrambi sono i fittest in Italy. Questo significa che dopo gli Open, la prima fase di selezione che conduce ai Games, sulla leaderboard ufficiale dei CrossFit Games, sono stati riconosciuti come i più fit nel nostro paese. Chi è Martina? Risponde lui. Ok. Martina è la crossfitter. Martina rappresenta tutto quello che bisogna fare per emergere in questo sport, che vuol dire la dedizione, l'allenamento duro. E Martina questo lo fa quotidianamente, rinunciando a tante cose della sua vita. La gente fuori vede la ragazzina bionda, carina, che solleva questi pesi enormi. Noi qua tutti i giorni vediamo invece il sudore, le lacrime, il sangue e il tempo passato qua in palestra. Ciao! Ciao! Ciao ragazzi! Martina, non c'è nessuno in Italia che è ai vertici costantemente come crossfitter da 5 anni e ai regional ogni anno e ha piazzamenti di primissimo piano costanti. Martina è una grande, punto. È una via di mezzo fra una mia sorellina e la mia maestra, perché è veramente una grande atleta ed è una fonte di ispirazione per me, quindi io l'adoro in tutto. Mi piace come insegna, mi piace come si allena, mi piace come proprio gestisce questo sport e come lo vive, e poi mi piace come persona, mi trovo da Dio con lei, quindi è un grande rapporto. È una ragazza semplice ed è una ragazza che tutti vorrebbero conoscere e avere come amica. Quando ho conosciuto Stefano, faceva l'elettricista, lavorava insieme al padre. Aveva una passione smisurata per lo sport, forse non sapeva ancora di avere una passione smisurata per il CrossFit, ma credo che l'abbia capito in pochi giorni. Stefano bisogna raccontarlo, perché non essendo lui una persona estroversa, per chi non lo conosce bene è difficile probabilmente capire quello che realmente è. Stefano è questo: dobbiamo aggiungere delle sedute di corsa. Ok, vado a correre alle 5 e mezza del mattino, non c'è problema. Quindi 5 e mezza del mattino, corsa, 7 in cantiere, fino alle 18, alle 18.30, 19 arriva al box e si allenava. Questa è la vita che ha fatto Stefano con me per anni, nel primo box dove ha scoperto il CrossFit ed ha cominciato ad allenarsi. Dal 2012 ad oggi, ogni stagione agonistica, Stefano si è qualificato per i regionals senza mancare mai un appuntamento. I risultati ottenuti sul big stage, quindi nei regionals, sono stati altalenanti e secondo me non rispecchiano le sue reali potenzialità, ma questo è da dimostrare sul campo di gara. Le gare sono un capitolo a parte. È il fittest in Italy.
e per me è un campione. È nata questa passione per il CrossFit 5 anni fa, ho iniziato a praticarlo, poi è diventata proprio una passione forte e quando è nata l'idea di questo progetto di officine, io all'inizio ho detto sì, ok, vi do una mano per organizzare, per iniziare questo progetto e poi mi sono innamorata di tutto e ci sono buttata a capofitto. E mi occupo principalmente di organizzazione, tutto ciò che è back office, ma anche il rapporto con i clienti. Poi per quanto riguarda l'insegnamento invece mi occupo dei ragazzi, quindi i bambini, i kids e i teens. Leo, ne manca uno, te li ho contati. Stai facendo dei verbi. E poi faccio anche le classi base, le on-ramp, che sono quelle classi obbligatorie per i principianti che facciamo la sera per i nuovi arrivati che devono imparare i fondamentali del CrossFit. Questo è principalmente quello che faccio. Poi diciamo che faccio veramente un po' di tutto. Avete studiato? Sì, certo. Io studio solo CrossFit. Sì, ma male, gravissimo. No, ho preso 7 di storia oggi. Io no, in geografia. Matematico, adesso per... Matematica, matematica mia? Matematica? No, ti basta sapere che la mia somma di 3 voti fa 9. 9. 3. 100 burpees di punizione. Pratico CrossFit da 3 anni e mi piace venire qua perché incontro degli amici e conosco delle persone nuove. Mm-hmm. E so cosa che mi fa bene. Stefano lo conosci? Sì. E anche fa il tuo coach ogni tanto? Un po'. Ok. Vorresti diventare come lui? Sì. Ciao! E poi vabbè c'è la mia famiglia, c'è il mio compagno Peter, è colpa sua se ho iniziato CrossFit, quindi devo a lui tutto questo. Quando un cliente mi dice io mi sento a casa, io mi trovo bene, voi mi trattate come un amico, voi mi trattate come uno di famiglia, per me è una gratificazione immensa perché è esattamente quello che noi vogliamo. Forte, non c'è competizione, ci si aiuta tanto, non ti senti mai lo sfigato di turno, quello che non è in grado di fare le cose, c'è spazio per tutti i livelli, non ci sono esaltati, c'è gente, bella gente, sì sì, è vero, diventa quasi una cosa spirituale, sai che da fuori ti dicono che sembriamo una setta? Ci prendono per esaltati, ma è da provare, perché da raccontare è difficile, però se provi, questo è il risultato. Questo è un posto molto più reale, anche più diretto, più onesto rispetto a quelle altre palestre. Poi è un posto dove vieni per fare quello a cui serve, vieni ad allenarti, non è un club dove vai lì a perdere tempo. Vieni, fai quello che ti serve, ti prendi il tuo risultato e te lo porti fuori in giro. La mia bambina che si allena nelle classi, che è la cliente più esigente, più impegnativa.
Oltre a Martino e Stefano ci aiutano a gestire questo serpentone di persone che frequentano il nostro box, altri tre trainer formati. E la nostra giornata parte con una classe al mattino e poi dopo si sviluppa con gli atleti che arrivano durante l'arco della mattinata pian pianino, un'altra classe a mezzogiorno e soprattutto al pomeriggio facciamo due classi di kids e di teen che per noi sono importantissime. E rappresentano il futuro, forse banale dirlo, del CrossFit, ma rappresentano anche per noi un banco di prova per vedere se siamo veramente capaci di mettere in pratica quello che professiamo, che il CrossFit è per tutti. Dopodiché chiaramente il box si colora delle 1000 persone che vengono la sera, abbiamo tre classi la sera, persone di tutti i tipi, tutte le fogge. Spesso durante la settimana abbiamo delle sedute per le forze dell'ordine. È un continuo cambiare di persone che passano di qua, che vedono sempre Ernest e me con le facce che cerchiamo di tenere il più sorridente possibile, qualche volta magari non lo siamo. Cerchiamo di dare qualcosa a tutti. Peter è un amico, prima di tutto, è il mio socio, è la persona che mi ha permesso di capire come il lavoro che affrontiamo qua insieme ogni giorno ha un valore che va oltre la pura competenza tecnica, oltre il voler fare bene, che c'è un fondo molto più importante che prima di conoscere questo signore non avevo colto così bene. È un master più 55 tra i primi 35 al mondo, è il mio miglior atleta master ed è una persona da cui in questi anni di lavoro insieme ho imparato molto. Facile dirlo qui. Adesso mi anzi, dirlo un altro. Chi è Ernest? Ernest è innanzitutto un amico ed è la persona con cui sto condividendo questo sogno, mi ha permesso lui di realizzarlo. È una persona le cui competenze tecniche sono indiscutibili, è la fonte a cui tutti andiamo quando qui dentro abbiamo qualcosa da sapere. È un pilastro di questo box ed è la persona che tutti vorrebbero avere di fianco per fare una cosa del genere. È il coach. La cosa più importante è che io ho a che fare tutti i giorni con persone che hanno voglia di stare bene e che vengono da noi per stare bene, per staccare, per essere felici. E questo non ha prezzo, assolutamente. Quindi sono felice anch'io, assolutamente. Sono strafelice, anche se lavoro il doppio di prima, probabilmente, però non importa. Sì, noi siamo una setta di esaltati, questo per essere precisi, però ci si diverte, insomma.